non temette. Il nostro Padre è paziente, ci ama, ci dona Gesù per guidarci nel cammino verso la terra promessa. Egli è la luce che rischiara le tenebre. Egli è la misericordia. Nostro Padre perdona sempre. Egli è la nostra pace. Nel suo primo Natale da Vescovo di Roma, Papa Francesco pronuncia parole rassicuranti e cariche di speranza. Nel mondo regna il silenzio, mentre ancora una volta fiorisce nella storia dell'uomo il miracolo di un Dio che, fedele al suo patto e alle sue promesse, dona il suo Figlio come nostro fratello, come luce nelle nostre tenebre. Nell'omelia della messa della notte della solennità del Natale del Signore, il Pontefice ricorda a tutti che siamo un popolo in cammino e che nella storia personale di ciascuno si alternano luci e ombre. Se amiamo Dio e i fratelli, ha chiarito Papa Francesco, camminiamo nella luce, ma se il nostro cuore si chiude, se prevalgono in noi l'orgoglio, la menzogna, la ricerca del proprio interesse, allora scendono le tenebre dentro di noi e intorno a noi. Ma ogni giorno e soprattutto in questo tempo di grazia l'uomo può trovare o ritrovare la luce, perché Gesù è il senso della vita e della storia che ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Vero uomo e vero Dio, quel bambino nato tra gli ultimi e gli emarginati, ha concluso il Pontefice, non è soltanto un maestro di sapienza, non è un ideale a cui tendiamo e dal quale sappiamo di essere inesorabilmente lontani, ma è l'amore fattosi carne.